Ciao ragazzi, oggi facciamo una ricetta strepitosa, prepariamo delle piadine sfogliate ma senza strutto e anche senza lievito. Hanno bisogno di pochissimi ingredienti, il procedimento è semplicissimo e il risultato è davvero incredibile. Vi farò vedere anche due farciture e qualche consiglio per conservarle in freezer così da averle sempre a portata di mano. Vediamo subito quindi come si preparano. Nella ciotola ho la mia farina, 5 cereali e adesso vado semplicemente a fare l'impasto di base. Quindi all'interno della farina metto una bella presa di sale, l'olio extravergine di oliva e inizio ad impastare con l'acqua. Ne verso un pochino e prima impasto con il cucchiaio, poi impasterò a mano. L'impasto deve essere molto molto morbido, anche perché poi ci aiuteremo con tanta farina sul piano da lavoro per stenderla e anche tanto olio che ci aiuterà poi a renderla perfetta. Quindi non vi preoccupate, lo dovete sentire bello morbidino. Per farvi un'idea, la consistenza deve essere quella della nostra brisée, che peraltro trovate qua sul canale, ve la metto sia nelle schede che sotto in descrizione. È una pasta fantastica, si prepara in un attimo e la consistenza è proprio quella. Quando vedrete che avrà assorbito bene tutta quanta l'acqua, potete iniziare ad impastare a mano e vedrete che l'impasto sarà molto elastico, non sarà più appiccicoso e questa appunto è la consistenza perfetta che dovete ottenere. Adesso possiamo dividere il nostro impasto in tre pagnottelle, in questo modo, cercando di farle più o meno uguali. E ora inizia il vero e proprio lavoro di sfogliatura. Quindi vado a prendere una pagnottella, spolvero sul piano da lavoro la farina, abbondate pure con la farina, e la stendiamo in un disco praticamente. L'obiettivo è quello di fare una sfoglia quanto più sottile possibile, quindi abbondate pure con la farina per lo spolvero, la pasta non si deve attaccare al piano, ma appunto deve essere stesa sottilissima, quindi mettete la farina, stendete un po' alla volta. Se poi magari vedete che torna tanto indietro, potete anche lasciarla riposare qualche minuto. Aggiungo anche un po' di farina sopra, così non mi si attacca il mattarello. Guardate che bella già. Poi ai 5 cereali, secondo me è la versione perfetta della piadina perché è rustica, ma anche molto leggera. Adesso non ci rimane quindi che aggiungere l'olio per fare questa sfogliatura. Lo vado a massaggiare proprio con le mani, quindi ce lo verso sopra e lo spalmo. In questo modo, bene su tutta la superficie, guardate già che meraviglia, e vedrete che piano piano l'olio verrà proprio assorbito dalla pasta. Vado a lavarmi le mani e torno. E adesso la parte più divertente, dobbiamo arrotolare la nostra pasta, quindi inizio dal lato un po' più lungo e non serve essere troppo precisi, dovremmo semplicemente ottenere un rotolino ben stretto. Adesso dobbiamo dividere il salsicciotto ottenuto in tre pezzetti, anche qua cercando di farli più o meno uguali, ma non serve essere troppo precisi. Ognuno di questi sarà una piadina. Quello che faccio è fare una sorta di chiocciolina, quindi chiudo il rotolino di pasta. Per facilitarmi il compito lo posso anche allungare leggermente e poi lo arrotolo. Guardate che carine già che sono! Di nuovo spolvero un pochino di farina e posso stendere finalmente la mia bella piadina sfogliata. Prima non c'era bisogno, quando si stendeva la pasta, di essere troppo precisi, magari qui potete fare un po' più di attenzione per farla tonda. Un consiglio per ottenere delle piadine tonde è quello di non stendere sempre in due direzioni, quindi verticale e orizzontale, ma girarvi spesso su tutti quanti i lati la piadina. In questo modo ottenete proprio una forma tondeggiante, altrimenti diventa un quadrato o un rettangolo. Prima piadina fatta, mi stendo tutte le altre e poi le cuociamo.
Siamo pronti per cuocere le nostre piadine. Cosa importante, fate scaldare bene prima la padella. Deve essere ben calda, non dovete assolutamente mettere la piadina sulla padella fredda. Le piadine hanno una cottura velocissima. Quando vedete che sulla superficie le bolle iniziano ad ingrandirsi, la potete girare e in generale considerate circa un minuto di cottura per lato. Quando sarà pronta la mettiamo su un piatto insieme alle altre piadine e la copriamo con un telo pulito. Queste piadine si mantengono flessibili anche all'aria aperta, però se le volete mantenere super morbide potete anche proteggerle in questo modo. Siamo pronti quindi per farcire. Gli ingredienti che si possono mettere all'interno delle piadine sono infiniti. Le piadine sono buone per questo perché ci mettete dentro quello che vi piace di più. Io oggi le vado a farcire con della rucola fresca, un pochino di pomodorini e un hummus preparato con tantissima curcuma e profumatissimo. Vi metto nelle schede qualche ricetta per preparare degli hummus perfetti e buonissimi. L'altra invece la andiamo a preparare con dei funghetti che ho semplicemente saltato in padella con un filo d'olio, un po' di sale, poi un pochino di guacamole che a me fa impazzire, mi piace tantissimo, e infine un pochino di radicchio fresco. Queste piadine si prestano benissimo anche ad essere congelate. Vi consigliamo di congelarle una volta cotte, quindi con le dosi che trovate all'interno di questo video vi vengono 9 piadine. Volendo potete anche aumentare le dosi, fare tantissime piadine proprio per potervele conservare, perché sono già pronte. Una volta che vi servirà poi avere la piadina ci mettete un attimo a scongelarla. Quello che vi consigliamo di fare sarà semplicemente dividere la piadina con un pezzetto di carta forno, così poi si stacca meglio. Quindi ad esempio, piadina, carta forno, ne congeliamo 3 e vado a proteggere tutto all'interno di un sacchetto. Questo è un sacchetto per il pane, va benissimo qualsiasi cosa. Chiudo in questo modo e ripongo in congelatore. Una volta che vorrete mangiare una bella piadina, basterà quindi prenderla dal congelatore con la carta forno, appunto, le riuscite a staccare bene senza scongelarle tutte quante, e ancora congelata la mettete in una padella calda. Fate cuocere, fate scaldare pochissimi minuti, anche qua 1-2 minuti per lato, poi vedete insomma quando sarà pronta, perché inizierà di nuovo ad essere morbida e la piadina è pronta per essere farcita. Io spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, se è così lasciateci un bel like e attivate la campanella, così potrete rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Se rifate queste piadine ricordate di taggarci su Instagram, ci potete mandare una foto, ci potete lasciare il tag in una storia, così insomma le possiamo rivedere. Noi ci vediamo come ogni mercoledì qui sul canale alle 2. Ciao!